Niente da fare, il Teramo non sfonda il fortino del Ceravolo e deve dire addio alle speranze di continuare il sogno playoff. A Catanzaro finisce 0-0 e dire che il diavolo, specie nella ripresa, ci ha provato a scalfire la retroguardia calabrese. È andato meglio nella ripresa, perché complice anche la difesa a 3 schierata a sorpresa da Di Mascio nella prima parte, sono gli uomini di Auteri a farsi preferire. Prima con la discesa di Celiento al sesto che Soprano sventa in corner. Poi con Canute che sfrutta al quarto d'ora un'uscita a vuoto, non sarà l'unica della serata di Valentini, ma senza trovare lo spiraglio per centrare il vantaggio. A metà frazione è Casoli ad impegnare l'estremo difensore biancorosso, bravo stavolta a salvarsi in corner. L'iniziativa però rimane nelle mani del Catanzaro che al 41esimo sfiora di nuovo l'1-0 con la girata volante di Matteo Di Piazza, servito coi tempi giusti da Contessa. Il diavolo si vede davvero a fine frazione. La punizione di Bombagi al 44esimo impegna severamente Bleve. Sarà un indizio di una ripresa di tutt'altro spessore per l'11 di Di Mascio, aperta dallo slalom e tiro di Mungo dal limite dell'area, controllata ancora da Bleve. Contessa si mette in proprio qualche minuto dopo, sparando al lato un sinistro dopo una corta respinta della difesa del diavolo sugli sviluppi di un corner. Biancorossi ancora in evidenza subito dopo, con la discesa di Cancellotti e Magnaghi al volo gira fuori di pochissimo. Di Mascio toglie gli ormeggi e inserisce Minelli e Berligea, poi anche Viero che sfrutta un recupero palla del centravanti romeno per scagliare verso Bleve una staffilata fuori, non di molto. All'84esimo però un altro ne è entrato, Di Livio va via sulla destra e Piacentini, già ammonito, è costretto a spendere il secondo giallo che gli costa la doccia anticipata e un assalto finale del diavolo che non sortisce gli effetti desiderati, nonostante l'extra time consistente, nel quale però l'unica cosa che si vede è il rosso di un altro ne è entrato in corso d'opera, K, che dopo il triplice fischio rimedia l'espulsione diretta che fa calare il sipario su una stagione travagliata e non soltanto dal punto di vista dell'emergenza sanitaria. L'ottavo posto e lo scontro diretto in trasferta erano segnali sinistri che la serata del Ceravolo purtroppo ha confermato. Questa delusione, perché avevamo preparato questa partita per svilupparla come l'abbiamo iniziata e come l'abbiamo impattata. Però è da inizio anno, mi riferisco come sempre correttamente alla mia gestione, quindi anno nel senso da febbraio, che io voglio vedere un tempo di gioco, un palleggio in più in mezzo al campo che può portare calciatori di gamba come Cancellotti, come, che gli possono portare ad avvicinarsi alla porta e portare più uomini in porta. Molte volte magari si pensa a un Teramo che segna poco, pensando alle polveri bagnate degli attaccanti. Gli attaccanti oggi abbiano fatto una partita importante, prestando attenzione a tutte e due le fasi, ma è chiaro che agli attaccanti devi portare palla con più uomini e per farlo devi palleggiare in mezzo al campo. Questo è quello che mi manca di più in questo momento. Lo volevamo fare con Mungo, che l'ho detto in conferenza stampa iniziale, lo ripeto adesso, è un giocatore molto forte in quel ruolo, ma la condizione atletica di Mungo in questo momento forse non gli ha permesso di esprimersi come aveva fatto anche in spezzoni di partita nell'ultimo mese di febbraio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, in quest'ottimo primo tempo abbiamo avuto il torto di non concretizzare alcune situazioni favorevoli. Poi queste sono poi partite che, essendo poi le prime, si giocano anche sul piano emotivo, no? Chiaramente il Teramo non aveva altri risultati, quindi ha squilibrato la contesa, cominciando a mettere una serie di attaccanti davanti, anche allungandosi in campo e quindi magari dandoci qualche possibilità di ripartire. Noi non siamo stati bravissimi all'inizio del secondo tempo perché abbiamo un po' allentato la morsa, abbiamo perso alcuni equilibri, abbiamo perso un po' di ordine difensivo a partire dai tre attaccanti che hanno creato qualche equivoco, perché rimanevano a metà strada nell'avvio del gioco del Teramo senza decidere con perentorietà se andare o venire dietro, e lì abbiamo perso un po' di campo, però poi ci siamo riequilibrati, abbiamo continuato con lo stesso atteggiamento. Complessivamente è una qualificazione, voglio dire, meritata, però contro una squadra, io lo sapevo, una squadra forte, una squadra che ha qualità e anche un'organizzazione di gioco.